Bentornate in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno. Iniziamo chiaramente dalla colazione e vado a farmi un tè matcha. Qui c'è già pronto il mio caffè e vado a mangiare la mia crostata senza glutine. Buonissima, ragazze, guardate quanto è venuta bene, cioè super buona. Infatti, come vedete, già manca un bello spicchietto. E quindi adesso vado a fare colazione con il mio tè e la mia crostata, veramente squisita. E guardate che carina la mia tazza con il gatto, troppo troppo bello. Naturalmente adesso andiamo a vedere come l'ho preparata. Io ho preso la ricetta senza glutine, pasta frolla senza glutine, fatto in casa di Benedetta, però l'ho un po' modificata. Quindi ho messo 130 g di fecola di patate e 150 di farina di riso. Dopodiché le ho mescate molto bene queste due farine e messe da parte. Dopodiché ho messo un uovo e ho messo, anziché lo zucchero, ho messo l'eutirolo, sì. Non ho messo la quantità che ha messo lei, ne ho messa molto di meno, ho messo 70 grammi anziché 100. E dopodiché sono andata bene a mischiare e poi ho messo l'olio, anche lì ne ho messo di meno di quanto prevedeva la ricetta sua. E poi sono andata a mettere 2 cucchiaini di lievito per dolci e sono andata poi ad incorporare piano piano le due farine messe insieme, lasciandone poi però alla fine un po', perché poi le andremo a lavorare sulla spianatoia. Infatti, verso un'altra parte di farina di riso e di fecola di patate sulla spianatoia. Vado a togliermi gli anelli, ragazze, perché mi ero scordata di toglierli prima e così sto molto più comoda. E vado chiaramente ad amalgamare, insomma, e a cercare di fare una pasta frolla bella compatta. Dopo circa 10 minuti, praticamente, questo è il risultato che ho ottenuto. Bellina e bellina. Dopodiché vado a prendere un foglio di carta forno, ce la vado a mettere sopra, ne tolgo già un pezzo che mi servirà poi da mettere comunque sia sopra come decorazione, e vado a stenderla così, semplicemente. Poi vado ad adagiarci sopra la teglietta, e qui vedete il caos, cioè mi si è un po' tutta spezzettata. Vabbè, comunque mi succede anche con la pasta frolla normale. Di conseguenza, che faccio io? Vado a rattoppare tutto quanto e chi se ne importa. L'importante poi è il risultato finale. Vado a togliere comunque sia la pasta in eccesso sui bordi e continuo a rattoppare. Vado a fare tutti i bucherellini con la forchetta e questo è il risultato che ho ottenuto. Chiaramente il ripieno, ragazzi, potete farlo come più vi pare e piace. Io ho usato marmellata di frutti di bosco biologica. E la vado, insomma, a sparpagliare, dopodiché voglio chiudere i bordi. Comunque alla fine ho deciso di farci semplicemente sopra la sbriciolata, perché con la restante parte della pasta frolla voglio andarci a fare i biscottini domani. Allora, questo è il risultato finale ed era buonissima. E niente, nel frattempo siamo passati al pranzo. Vado a tagliare per bene questa cipolla fresca, ne utilizzerò mezza. E vado, insomma, a metterla con un pochino di olio in padella, però a fuoco basso. Nel frattempo vado a caparmi la zucca e alla fine ho deciso comunque sia di tagliarla a metà, perché pensavo che era un pochino troppa. Quindi praticamente ho utilizzato un quarto di zucca, perché questa era mezza, quindi ne ho usato un quarto, e con un quarto me ne sono venute due belle porzioni. Allora, questa ricetta è super consigliata per chi come me vorrebbe tanto mangiare la zucca, perché fa tanto tanto bene, però non la regge, perché non regge il sapore troppo dolce della zucca. Come sapete, io non amo molto, insomma, le cose dolci. Infatti, come vi ho detto anche per l'eutirolo e insomma l'olio, ho messo molto meno di quanto ho fatto dalla ricetta che ha fatto Benedetta. E perché appunto non mi piace troppo. Quindi per riuscire a mangiare io questa qui e dire che era spettacolare, cioè voglio dire troppo troppo buona. Comunque la vado a tagliare veramente a pezzettini piccolini, perché comunque sia tanto poi andrò tutto quanto a frullare. Poi vado ad aggiungere peperoncino in polvere, io abbondo, regà, perché mi piace troppo, e curcuma, tanta curcuma, perché anche questa è un'altra spezia che adoro e fa molto molto bene. E questa la uso veramente tantissimo in molte preparazioni. Dopo le faccio un po' amalgamare così, alla fine vado a mettere appunto l'acqua e
e insomma deve essere così l'acqua, insomma non deve essere proprio tanta tanta tanta. Chiudo con un coperchio e vado a lasciare lì. Quando ho visto che la zucca è bella morbida, vado a usare un mini pimer per frullare il tutto. Fatto questo, vado a mettere l'altra porzione, che poi, raga, me la sono mangiata il giorno dopo, non vedevo l'ora che era il pranzo perché era troppo buona, quindi quella vado a metterla via, e su questa rimasta vado a mettere del basilico fresco tagliato a filetti con la forbice, e vado poi a cuocere direttamente all'interno la pasta, perché la vado a risottare, così prende più sapore, anche questa senza glutine. Ci vuole un pochino, insomma, che comunque devi stare dietro, non deve stare troppo a fuoco troppo alto, e devi girare insomma tanto. E poi alla fine ci ho messo una spolverata sopra di pecorino, regà, proprio troppo 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 buona, ve la consiglio. E siamo arrivati adesso alla cena. Questa sera vado a fare le polpette in friggitrice ad aria. Allora, io ho messo, questi sono 400 grammi di carne, dopodiché ho messo un uovo, un po' di sale, pepe, peperoncino abbondante, regà, lo so, a me mi piace tanto. Poi ci ho messo il rosmarino e anche qui dai il basilico. Ho aggiunto poi parmigiano, tanto parmigiano, un po' come per la curcuma. E vado a mettere un po' di pane grattato, un po' di pane grattato. Questo qui, insomma, sempre che ho comprato nell'ultima spesa. E vado, insomma, ad amalgamare per bene. Dopodiché, chiaramente, vado a mettermi anche il secondo guanto. E vado insomma a formare le mie polpettine, insomma, come al solito. Comunque, ragazze, sono troppo felice di fare questo tipo di video, perché mi piace tantissimo fare queste cose qui di cucina, e mi piace perché insomma mi avete scritto su Instagram, avete provato a fare anche quello abbiamo fatto nell'altro video, quindi sono veramente strafelice, appunto, se posso riuscire a darvi un'idea di qualche insomma qualche pasto diverso, o comunque sia la mia routine di cibo. Dopodiché chiaramente vado a mettere dentro la friggitrice ad aria le mie polpettine, ma come vedete anche qui sempre il mio solito trucchetto della carta stagnola all'interno, e niente, le vado a mettere tutte quante dentro senza neanche metterci l'olio spray, perché non ce n'è bisogno assolutamente di metterci l'olio. E nel frattempo che le polpette vanno, le ho messe a 165 gradi per 25 minuti. Vado a preparare una salsina, perché ho pensato ci voglio aggiungere una salsina fresca. E allora, siccome nelle polpette mi sono scordata di metterci l'aglio, l'aglio lo metterò poi in questa salsina. Comunque, prima vado a tagliarmi un cetriolo. Lo vado a fare veramente a filetti fini fini fini, a tocchettini proprio microbotici, proprio piccoli piccolissimi. Dopodiché vado ad aggiungerci lo yogurt fage credo 00, che questo qui lo adoro perché è veramente molto versatile, sia per ricette dolci sia per ricette salate, e per fare le salsine io lo amo. Vado ad aggiungere anche un pochino di olio, insomma è tipo uno tzatziki, insomma, all'italiana. E poi vado a metterci chiaramente il mio amato pepe, il sale, e vado a metterci anche, ci vado a spremere anche mezzo limone, quasi mezzo limone, insomma. E appunto, come vi dicevo, ci sono andata ad aggiungere anche l'aglio, perché me lo stavo scordando anche nella salsina. E quindi giro 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 come al solito, e poi ne vado a mettere quella che mi avanza dentro a questo contenitore, perché le polpettine sono tante, e quindi poi il resto lo mangerà Giuliano quando tornerà a casa. Giriamo anche le polpettine a metà cottura. Ovviamente, come vedete, insomma, non c'è assolutamente bisogno di oli aggiunti, e aspettiamo ovviamente che escano fuori. Ed eccole qua le polpettine, guardate raga, troppo troppo buone, mi sono piaciute veramente tanto. Ma io, questa è una cosa che faccio spesso, sia questa che il polpettone in friggitrice ad aria, che mi piace tantissimo. Poi con questa salsetta, cioè la morte sua, come si suol dire. Vi ringrazio se siete rimaste qui fino adesso con la mia giornata, insomma, su cosa mangio in un giorno, e ci vediamo al prossimo video, e chiaramente al prossimo episodio di questa serie.